mi fa particolarmente piacere essere un po' il momento di chiusura di un anno che, dovrei dire, come ricordavo la volta scorsa, è stato abbastanza permeato dalla presenza del Beato Jacopo a Varazze, come ricordo dei 200 anni della conferma del suo culto, ma anche perché è comunque il nostro patrono. E quindi quella devozione che era stata un po' distribuita dalle diverse iniziative negli altri anni, quest'anno in qualche modo è stato un po' incanalato, perché si sono sommate ai momenti più religiosi, momenti invece di approfondimento culturale. E questo è uno. Io vorrei solo ricordare quello che abbiamo già fatto il 5 novembre, in cui Sara Badano, che è presente, della vicepresidente del Centro Studi, ha proprio ripercorso il processo di beatificazione di Giacomo da Varazze dal XVII secolo sino al 1816, in cui Papa Pio VII ha confermato. A questo proposito vorrei solo, perché lei lo aveva l'altra volta fatto molto bene, ma ricordare, io ho ancora qualche pezzo in cartaceo, che l'immagine che abbiamo utilizzato per la locandina, per il manifesto e l'invito a questa iniziativa era un'immagine che proprio aveva i due santi patroni presenti a proteggere la città di Varazze. Noi abbiamo utilizzato la parte destra, in cui si vede soprattutto il Beato Giacomo, e c'è questo momento in cui in pratica il culto è rappresentato iconograficamente, ed è una tela non benissimo illuminata, ma comunque che noi abbiamo cercato di riprodurre in modo abbastanza fedele, che è nella sagrestia della chiesa di Sant'Ambrogio di Varazze, la nostra parrocchia. A questo proposito volevo ricordare che sia il parroco di Sant'Ambrogio che il priore della chiesa domenicana sono stati un po' collaboratori dal punto di vista dell'interesse nei confronti dell'iniziativa, ma non riescono mai ad essere presenti, perché le scelte dei sabati pomeriggi sono utili al pubblico, si spera, abbastanza a chi lo organizza, ma di solito a chi fa parte della chiesa comportano delle difficoltà ad essere presenti a iniziative che loro e a compiti che loro hanno istituzionalmente, per cui non sono presenti, ma lo sono stati nella conoscenza e nell'elaborazione del percorso. Lo volevo ricordare appunto perché in questo momento invece chiude da un altro punto di vista. Quello della volta scorsa era stato un punto di vista più devozionale, che ci riguardava, dicevo, anche da vicino, proprio perché poi noi abbiamo conoscenza di come si è arrivati. Quello attuale invece è un momento più ampio, che riguarda più il Beato Jacopo letterato. Però prima, visto che ho un po' allungato il discorso, perché avrebbe comunque voluto essere presente il sindaco, in quanto trattando appunto della città lui la rappresenta, io credo che la persona che ci ha sempre seguito in tutto questo percorso sia comunque, essendo l'assessore alla cultura, la più adatta a dirci qualche parola di saluto. Quindi passo un attimo la parola a Mariangela Cargano. Grazie. Grazie Elsa, buonasera a voi tutti e bentrovati per l'ultimo appuntamento di quest'anno per l'omaggio della città di Varazze a un nostro grande concittadino, il Beato Jacopo. Grande uomo del Medioevo, pensate che lui è morto nel 1292 e Dante nasceva nel 1265, e si dice che abbia tradotto la Bibbia in volgare proprio per farla conoscere a tutte le persone che si avvicinano chiesa, che si avvicinavano alla chiesa, ai credenti, perché fosse più facile comprenderla. Mi piacerebbe dire qualcosa di più, ma abbiamo un illustre relatore che viene spiegherà qualcosa che magari non conosciamo del Beato Jacopo, perché un po' noi varazzini lo conosciamo quasi, direi tutti, ma magari tante
cose non le sappiamo. Ad esempio, leggendo, ho trovato che un professore dell'Università del New Jersey nel 1935 era venuto a Varazze e aveva soprannominato il Beato Jacopo Menestrello di Dio, proprio per la sua capacità di trasmettere. I menestrelli poi andavano nelle corti, lui non andava certo nelle corti, ma viaggiò molto come predicatore dell'Ordine dei Domenicani in Italia e credo anche a Budapest, se non vado errato. Sara, ho detto giusto? Che è andata a Budapest? No, no, tu sei una studiosa molto, molto preparata rispetto a me. E quindi, veramente, questo omaggio che noi abbiamo fatto anche grazie alla collaborazione con l'associazione Beato Jacopo, alla Presidente, alla Vicepresidente e a tutti quegli scrittori di Varazze, tra i quali vedo in sala attraverso Mario, e a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo percorso, e anche un altro scrittore, il signor Damele, che insieme a Ghione ha scritto proprio un libro relativo al Beato. E quindi penso che sia il convegno, sia la giornata più importante che chiude questo ricordo che noi abbiamo preparato per questo nostro grande concittadino, che spero che anche le generazioni future imparino ad amare come abbiamo imparato noi. Grazie a voi tutti. Un attimo della vostra pazienza e anche quella del professor Maggioni per una comunicazione che ci tengo a dare ora che siamo appunto entrati da poco e posso, come dire, abusare un po' del fatto che non siete già in fuga. E devo dirlo oggi perché è l'ultimo appuntamento. Nello statuto del centro studi c'è comunque l'impegno, anche se si chiama intitolato a Jacopo da Varagine, di approfondire argomenti di tipo storico e culturale in senso lato da parte dell'associazione. E voi sapete che chi ci ha seguito un po', negli scorsi anni questo è stato il nostro intento. Allora, e questo era lo spirito con cui si è partiti quando Benedetto Tandolfini, che è stato tanti anni presidente, di cui oggi abbiamo presente la figlia, ha pensato a questa associazione, ha costituito questa associazione insieme ad altri. Ecco, il centro quindi, lo scorso anno, si è occupato di un altro centenario, che è stato il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, non tanto per celebrarlo quanto proprio per parlare un momento di quella fase in cui due relazioni sono state tenute proprio per aspetti particolari. Una dal nostro, dico nostro perché è segretario del centro studi, Federico Ferrari, che ha parlato della musica, e un'altra dal professor Pittaluga, Giovanni Battista, che ha parlato delle conseguenze economiche della Grande Guerra. Perché lo cito? Perché di quelle abbiamo cominciato a preparare una piccola dispensa che già oggi è a disposizione, perché le conferenze avevano avuto il patrocinio del Comitato Interministeriale per il primo centenario della Prima Guerra Mondiale, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi c'era stato un riconoscimento che ci ha fatto piacere per questa iniziativa. Ora sono, ripeto, una piccola dispensa che noi siamo ben lieti di dare a chi magari volesse sostenere il centro, che chiaramente non ha grandi entrate se non quelle degli iscritti, dei soci, e in cambio un piccolo contributo avete questa sintesi di queste due conferenze che sono state tenute lo scorso anno. Ne abbiamo poche copie, però se ci sarà poi richiesta ne produrremo delle altre. Chiedo scusa, ma preferivo farlo immediatamente il discorso. Veniamo al tema di oggi. Il relatore che abbiamo l'onore di ascoltare questo pomeriggio è forse noto a tutti quale il maggiore esperto dell'opera letteraria di Jacopo da Varazze. Nella piccola mostra collettiva che trovate al primo piano c'è posto anche per un'edizione critica della leggenda che il professor Giovanni Paolo ha curato nel 1998 e per la quale ha ricevuto dall'Accademia dei Lincei il premio per la filologia Luigi Cartufari nel 1999. Studia e insegna letteratura latina medievale e filologia medio-latina, con particolare interesse per gli approfondimenti dedicati alle tradizioni manoscritte, scoprire opere sconosciute, come la raccolta di Sermones de Santis, e la stessa mutazione filologica gli ha permesso di definire, scusatemi perché ovviamente
sono cose che non posso certo ricordare a memoria. Definire il sermone Squadricis Maris, Firenze 2005 di Jacopo D'Avragine e l'edizione Princeps dell'abbreviazione Gestis Sanctorum di Jean de Mailly. Si ritrovano qui raccolti insieme per l'edizione De Libellus de Descriptione Iberni di Philip Destlan, inglese, che è in corso di pubblicazione. Ma la sua passione per Jacopo si rivela già dalla sua tesi di laurea in lingua e letteratura latina medievale, con una tesi studi sulle fonti della leggenda aurea di Jacopo da Varazze fino all'abilitazione all'insegnamento liceale, conseguita con un'altra tesi studi sulla tradizione manoscritta della leggenda aurea. Nel suo curriculum è scritto: ha indagato in particolar modo sulle dinamiche della letteratura geografica e delle sue interazioni in campo sociale, culturale e religioso. Si collegano a questo campo di indagine i suoi studi sulla predicazione, soprattutto riguardanti i sermoni, modelli in lingua latina e vere e proprie strutture interpretabili destinate ai predicatori. Ha un'intensa attività congressuale e convegnistica che l'ha portato anche in aree teoricamente marginali per la loro posizione geografica, ma non certo meno importanti per gli studi medievali all'Europa occidentale, come gli Stati Uniti, il Brasile e Cipro. È membro di associazioni scientifiche e di centri di ricerca internazionali. Non saprei sintetizzare i suoi titoli di docenza e di docenza universitaria, ricordo solo che oggi la sua funzione è di professore associato all'Università degli Studi del Molise, dove insegna letteratura latina medievale e umanistica, filologia medio-latina e introduzione alla letteratura medievale. È membro del comitato scientifico e del collegio dei docenti, del collegio del corso di perfezionamento in filologia e letteratura latina medievale della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Fondazione Ezio Franceschini, Firenze. È membro del collegio dei docenti del curriculum Patrimonio Culturale e Sviluppo del Turismo nel corso del dottorato di ricerca e innovazione e gestione delle risorse pubbliche dell'Università degli Studi del Molise. Quindi siamo, diciamo, proiettati nell'attualità. E a proposito di attività attuali, continuano le edizioni critiche di Jacopo D'Avragine, Sermones de Santis, volume in breve, e membro dell'equipe internazionale diretta da Nicole Bellu, che lavora alla compilazione di un thesaurus dell'opera omiletica di Jacopo, essendo responsabile per la trascrizione della raccolta de Santis, volume diffusum di Jacopo D'Avragine, presso una sigla che è CIAM dell'Università di Lione. Collabora con Lino Leonardi e Speranza Cerullo della Fondazione Franceschini di Firenze per il progetto LAI, per l'edizione del primo volgarizzamento toscano della leggenda aurea. Ometto le pubblicazioni perché richiederemo un po' di tempo per essere citati. Titolo della relazione del professor Maggioni è Jacopo da Varazze e Jean de Mailly nella storia del XIII secolo. L'abbreviatio è uno dei leggendari più importanti nella storia della letteratura geografica. È un testo capitale per la conoscenza della cultura europea del XIII secolo. L'autore raccoglie in quest'opera le tradizioni geografiche principali in una forma sintetica ed efficace, ponendo le premesse che permetteranno la composizione della leggenda aurea di Jacopo da Varazze, il capolavoro che corona il genere letterario dei leggendari condensati e che si basa in gran parte sulla premiazio. Grazie. Sono qui non tanto per parlare di Jacopo persona, della sua biografia, ma soprattutto per parlare dell'opera letteraria di Jacopo da Varazze e in particolare del suo capolavoro, per cui viene ricordato più o meno ai... Sono stato invitato in Brasile perché in Brasile hanno fatto un convegno su Jacopo da Varazze e così via. Jacopo da Varazze è conosciuto in tutto il mondo per un leggendario condensato. Ora vi faccio vedere cos'è un leggendario condensato. Questo, che pensa, è un
leggendario condensato. Questa è la cosiddetta leggenda aurea di Jacopo da Marazzi. Va bene, questa ha anche la traduzione, quindi, però dovete tenere presente che la leggenda aurea in genere è un, nei manoscritti sono almeno 350 fogli manoscritti, 700 pagine. L'edizione a stampa del solo testo latino sono 1298 pagine, coincidendo con la data di morte. Allora, perché un leggendario condensato? Perché si usa questo nome? Perché prima della leggenda aurea, e soprattutto prima del grande predecessore di Jacopo, che è Jean de Mailly, parleremo più tardi, i leggendari erano delle opere molto poco maneggevoli, potevano essere dell'infoglio, cioè dei libroni lunghi così e alti così, che se ne stavano magari nei monasteri degli Benedettini e che nessuno poteva portare via da lì. Servivano per i monaci, venivano letti di dentro, ma non erano maneggevoli, non erano esportabili, stavano lì e bisognava vivere lì. Ma nel XIII secolo compaiono gli ordini mendicanti e compaiono soprattutto i domenicani. Per definizione, i domenicani che devono predicare si devono muovere e devono portare con sé i libri, soprattutto quegli strumenti utili per la predicazione. Quale strumento utile per la predicazione? Ad esempio, un repertorio che raccontasse le storie più importanti di tutti i santi più importanti. Quindi la leggenda aurea nasce proprio come strumento per la predicazione. Quindi le prime leggende auree, queste piccoli libricini fatti per i predicatori possono essere anche piccolissimi, perché va bene, 350 fogli se uno scrive tutte le parole per bene, ma nel Medioevo si scriveva a mano, quindi c'erano i manoscritti e ogni parola poteva essere più o meno abbreviata e più o meno sintetizzata, per cui c'era tutta una specie di codificazione che non arrivava alla stenografia moderna, ma insomma poteva ridurre molto il testo. Di Jean de Mailly, ma anche della leggenda aurea, ci sono dei manoscritti piccolissimi, scritti con una scrittura piccolissima e dove quasi ci sono solo le iniziali delle parole. Naturalmente, se uno faceva il predicatore domenicano nel XIII secolo, conosceva a memoria quasi tutta la Bibbia e gli bastava leggere le iniziali di qualcosa per ricostruire il passo. Quindi, però la prima cosa è, la leggenda aurea è un leggendario condensato, cioè quelle vite di santi, per dire la vita di San Bartolomeo, che nei leggendari normali, prima del XIII secolo, occupavano magari 20 pagine, nella leggenda aurea lo trovate in 2-3. E non solo trovate, sempre per San Bartolomeo, la vita di San Bartolomeo, ma trovate anche una serie di exempla. Gli exempla sono una specie di racconto interessante, i cui protagonisti sono gente normale, in cui il santo gli aiuta a fare miracoli, eccetera. I predicatori usavano moltissimo questi exempla. Quindi la leggenda aurea voi trovate il testo della vita del santo, questi exempla che i predicatori potevano scegliere a seconda del loro pubblico, e poi magari qualche preghiera finale tratta dal ritorno. È un leggendario condensato, spero che abbiate sentito un po' perché, e ogni capitolo ha una struttura ben definita. Quindi c'è la vita del santo, gli exempla, questi racconti interessanti che servivano per la predicazione. Sono interessanti e quindi immaginate la predicazione anche nel XIII secolo, nelle piazze, ma se il racconto non è interessante, nessuno impedisce alla signora massaia di andarsene via con la borsa della spesa. Quindi un racconto interessante e
soprattutto un predicatore abile, sapeva catturare l'attenzione della gente e trattenerla lì. Poi, come vedremo, gli scopi della predicazione non erano tanto insegnare la vita di San Bartolomeo o la vita di San Giorgio, perché nel XIII secolo San Giorgio, San Bartolomeo, insomma San Pietro, San Paolo, non avevano alcun bisogno di sentirsi predicati, il culto era già ampiamente diffuso. Gli scopi della predicazione erano ben altri. Infatti bisogna collegarci con la storia del XIII secolo e io vorrei partire proprio da qui, da questa immagine. Cioè, ecco qua, è un frate domenicano. Vorrei partire da Como nel 1252, io vivo da quelle parti. Una bella mattina di aprile, sul lago di Como, nel 1252, nel convento domenicano, un frate domenicano si sta preparando per tornare a Milano, aprile, lui e il suo segretario. Non è un frate domenicano qualsiasi, si chiama Pietro, viene da Verona e lui proveniva da una famiglia eretica, da una famiglia cafara, lui stesso. Poi è andato all'università a Bologna, lì ha conosciuto, a quanto sembra, San Domenico, si è convertito al cattolicesimo ed è diventato una specie di punta di diamante della predicazione rivolta contro questi eretici. Tenete presente che all'epoca, nel 1250, l'eresia era diffusissima. Dalle parti di Como c'era un vescovo cataro e a Verona, appunto, Pietro Martire veniva da una famiglia di questo genere. Il nostro Pietro Martire, l'ho già detto come va a finire, ma in fondo lo vedete, non arriverà mai a Milano. Più o meno a metà strada, però, cadrà in un'imboscata e verrà trucidato, o meglio, colpito a colpi di falcastro, una specie di macete, e il suo assassino, come vedremo, verrà catturato. Pietro da Verona, ora Pietro Martire, non era comunque un semplice frate domenicano, era l'inquisitore che era stato mandato a Como proprio per combattere contro l'eresia. Allora, qui dovreste un po' cancellare l'immagine dell'inquisitore spagnolo del XVI secolo. Semplicemente l'inquisitore aveva altri compiti, non si trattava di torturare gli eretici per farli confessare, bruciarli sì. Infatti, Pietro da Verona ha collaborato a lungo con il potestà di Milano, Odrado da Tresseno. Questa è una statua equestre che potete vedere in una piazza più bella di Milano, che è Piazzetta Mercanti di Bianco Duomo. Qui sotto c'è una specie di. C'è un'epigrafe che qui non si legge, ma che possiamo vedere qui in latino e sotto in traduzione italiana. Nell'anno del Signore 1233, hanno retto questo manifesto, questa statua equestre, e o passante, ricordati sempre i suoi meriti, quali sono i suoi meriti? Che costruì il palazzo e bruciò come si doveva i catari. Questa è l'iscrizione che si può leggere in latino, cataros ut debuit uxit. Bruciò i catari come era suo dovere. Storia reale del XIII secolo. Beh, d'altra parte è stato citato Dante, provate a leggere Dante e vi rendete conto cos'era la storia italiana del XIII secolo. E abbiamo qua poi una foto dell'assassino di Jacopo da Verona, di Pietro da Verona al centro della foto. A uccidere Pietro da Verona è stato Carino da Balsamo. Viene arrestato più o meno subito e misteriosamente riesce a fuggire. Allora, riassumo, un gaglioffo
uccide un inquisitore domenicano, viene arrestato, viene messo in carcere e riesce a fuggire. Come c'è riuscito? C'è riuscito perché in realtà la figura di Pietro Alberoni, di Pietro Martire, dava fastidio anche alla nobiltà locale e in particolare ai conti Porro, che più o meno amministravano la zona tra Cuneo e Milano. Quindi l'assassino riesce a fuggire. Come vedete, anche Carino da Balsamo è stato beatificato e infatti qui lo vedete in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della sua beatificazione. Infatti Carino da Balsamo dopo un po' si presenta a un convento domenicano in Romagna e dice di essersi pentito e dice di voler collaborare. Da quel momento Carino da Balsamo diventa uno strumento di propaganda contro gli eretici e contro i cateri. Dopo l'assassinio di Pietro Martire, dopo la controffensiva, diciamo così, domenicana, gli eretici spariscono in pratica dal nord Italia. E Pietro Martire è stato un buon profeta a dire: guardate, ma io sarò molto più dannoso da morto che da vivo, rivolgendosi agli eretici. Va bene, qui avete l'arma del delitto, il falcastro, e questa è l'immaginetta di Pietro Martire. Allora, Pietro Martire è l'ultimo santo, in senso cronologico, inserito nella leggenda aurea. Ancora sulla storia del XIII secolo, più o meno sempre negli stessi anni. Qui siamo in Francia, perché parleremo anche del grande predecessore di Jacopo, che è Jean de Mailly. Jean de Mailly, come Jacopo, è anche uno storico, e come Jacopo scrive una storia. Jacopo scrive la storia di Genova, il nostro Jean de Mailly invece scrive un'opera un po' diversa. Allora, nel Medioevo si potevano scrivere le storie, per cui una storia distesa come quella di Jacopo, che racconta le origini della città di Genova fino ai suoi tempi, oppure si poteva adottare una impostazione, noi diciamo, annalistica, cioè anno per anno si scriveva quello che era accaduto. Il modello risaliva a San Gerolamo e anche prima. Comunque, vedete, qui c'è 1250 e qui. Allora, qui ci sono i papi, vedete, Innocenzo IV, eccetera. Qui ci sono gli imperatori, qui le cose che succedono. Insomma, questo libro di storia, che è una cronica, ogni foglio contiene 50 numeri, che sono gli anni, e poi di fianco vengono scritti gli avvenimenti. Tra gli avvenimenti c'è questo. Nel 1250, traduco io, una moltitudine di pastori e di povera gente si è radunata in Francia e poi ha cominciato a saccheggiare le chiese e a letteralmente linciare i sacerdoti, tra l'altro prendo severamente quattro frati predicatori e poi buttato all'aria il coro e spogliata la chiesa, hanno fatto passare frustando 10 frati per tutta la città. E la storia vera, 1250 reale. In Italia Pietro Martire, in Francia questo, ma più o meno tutta l'Europa. Immaginate solo le lotte tra Chiesa e Impero. Insomma, Federico II, eccetera, quella era la storia reale. Allora, in questo contesto, dimenticavo, il Beato Jacopo, che è stato priore della provincia appunto lombarda, lombarda vuol dire italiana al nord degli Appennini, ha avuto due assassini, tentativi di assassinio. Due.
Questo era il mondo reale. E ci si deve chiedere, se questo era il mondo reale, come spiegare la fortuna della leggenda aurea, di una raccolta di vita dei santi, è diventato un bestseller. Ora abbiamo 1400 manoscritti conservati. Continuano le edizioni, ne abbiamo paura. Ma nel XIII secolo, perché è stata scritta la leggenda aurea quando le chiese venivano saccheggiate, i frati venivano uccisi, poi c'erano le controffensive e dove appunto l'Italia sembrava un grande campo di battaglia? Ecco, per esempio questa è Santa Teodora, è una delle sante della leggenda aurea. Brevemente la storia di Santa Teodora. Santa Teodora era una pia donna, una brava moglie, fedele, e maritata con un mercante, ma il diavolo a un certo punto decide, prova invidia e odio per la sua perfezione. Dopodiché fa incapricciare di lei un altro signore e questo signore cerca di sedurla. Santa Teodora rifiuta, il suo spasimante le manda una vecchia per fare da tramite e parlano insieme, la vecchia dice: ma perché non vuoi far contento quel bravo ragazzo? E lei dice: no, perché Dio non vuole che mi comporti così. E la vecchia dice: ma guarda che se spegni la luce, quando tramonta il sole è buio, Dio non vede. E Santa Teodora dice: ah sì, allora subito. Allora chiama lo spasimante, lo passano insieme, e il mattino dopo lo spasimante se ne va, rimane Santa Teodora che comincia ad avere alcuni dubbi. Allora va in un monastero femminile che sta lì di fianco e dice: suora, è vero che Dio non vede quello che c'è, quello si fa quando la luce è spenta? E la suora dice: figlia mia, non è proprio così, Dio vede qualsiasi cosa. Allora Santa Teodora dice: oimè, cosa ho fatto? Torna a casa e si lava i capelli, si veste da uomo e se ne va in un monastero maschile. Faccio notare, non ha abbandonato il marito, che è poverino, e per andare nel monastero femminile, ma si veste da uomo e se ne va nel monastero maschile. Si fa accogliere come novizio e incomincia a vivere come novizio nel monastero maschile, come frate Teodoro. A un certo punto c'è bisogno d'olio, spediscono quindi il novizio, frate Teodoro, in una città che è a 2 giorni di viaggio per procurare l'olio. Il frate Teodoro, che noi sappiamo essere Teodora, si ferma in una locanda a metà strada, si ferma a dormire e nel pieno della notte arriva la figlia dell'oste, che gli si infila in camera, invaghita dalla bellezza del novizio. E naturalmente il frate Teodoro o Teodora dice: vada dentro Satana, esci da questa stanza, eccetera. La figlia dell'oste, offesa, se ne esce dalla sua camera e entra nella camera di fianco dove era alloggiato l'altro mercato. Un mattino dopo se ne vanno ognuno per la sua strada, ma qualche mese dopo la figlia del mercante si accorge di essere incinta. Quindi, la figlia dell'oste si accorge di essere incinta. Quindi l'oste a un certo punto prende un nodoso pastore e quando nasce il neonato lo porta al monastero di San Teodoro, di Santa Teodoro e dice: guarda, chiede di essere ricevuto all'abate, dice: guarda, tuo figlio, cioè tu il tuo frate ha fatto questo è il suo figlio. L'abate fa chiamare il Teodora e dice: hai fatto tu questo? Lei raccoglie, vattene dal monastero, lei prende questo bambino, se ne va nel deserto dove vivrà per 7 anni. Dopo 7 anni viene riaccolto nel monastero e però gli dicono: ma tu passerai sempre il resto della tua vita nella cella di punizione.
e l'abate se ne va a letto, dorme, e mentre, quando si addormenta vede una bellissima signora che sale in cielo tra due ali di martiri, angeli e confessori e vergini che cantano Santa Teodora. Si sveglia l'abate, comincia ad avere dei dubbi, corre nella cella di frate Teodoro, guarda, verifica e dice: poi era veramente una donna. Bene, questa è la vita di Santa Teodora, Santa del Calendario, la figurazione vedete lì. Ma potrei raccontarvi anche di Santa Margherita, assalita dal dragone. Il dragone, come dice la leggenda aurea, gli mette la testa, cioè apre le fauci, fa uscire la lingua e poi la inghiotte tutta intera. Però Santa Margherita, con la sua croce, si fa strada dalla pancia del drago e esce fuori. Vedete qui nella miniatura, il vestito si vede ancora questo è il vestito di Santa Margherita che esce dal... Ecco, nel contesto storico del XIII secolo, dove si veniva massacrati per le strade per motivi religiosi e politici, che senso ha un libro che racconta di Santa Teodora o di Santa Margherita? La questione è la predicazione, perché appunto la leggenda aurea è uno strumento per predicatori. Allora, il culto dei santi è degli argomenti più sensibili e più interessanti per tutti noi. Cioè, pensate solo alla funzione di Padre Pio o nell'Italia contemporanea. Io ho una certa età, la mia nonna aveva, tutte e due le mie nonne avevano Papa Giovanni XXIII in cucina, appeso, ed era un modello di santità molto differente rispetto a quello di Padre Pio. Erano altri anni, c'erano altri santi, o meglio, c'era un altro modello di santità. Il fatto è che i santi, come sappiamo, sono persone come noi che compartecipano della gloria di Dio fin da subito e possono intervenire intercedendo per noi e modificare la vita di tutti i giorni. Quindi è qualcosa di molto importante sia per che uno ci creda o uno non ci creda, ma il culto dei santi ha una funzione molto importante nella vita sociale di un paese. Cioè, pensate alle polemiche su Medjugorje. Il Medjugorje nasce in un preciso contesto politico, sociale. Naturalmente si tratta di apparizioni della Madonna, ma si tratta della Croazia, della Serbia, in un preciso contesto sociale europeo. Nulla di diverso rispetto al Medioevo. Cioè, il culto dei santi era un punto di partenza ottimale per predicare, perché era qualcosa sentito da tutti, soprattutto in quegli anni. Ma lo scopo della predicazione non era appunto propagandare il culto di Santa Teodora, ma era solo il punto di partenza. Tra l'altro c'è un altro storico dell'epoca, si chiama Salimbene da Adam o da Bar. Era un francescano che ha girato tutta l'Italia settentrionale in quegli anni. E tra i fenomeni che lui ha descritto è la creazione di finti santi. Ci sono anche cose vagamente grottesche, del tipo una certa reliquia di un certo santo inventato che si è rivelata poi essere uno spicchio d'aglio. Ma non so se avete presente una novella del Boccaccio in cui un mercante di reliquie arriva in una certa cittadina per vendere le piume dell'arcangelo Gabriele. Dei burloni gli sottraggono la piuma, gli mettono una scatola di carbone ardenti e lui dice: miracolo, qui i carbone ardenti su cui San Lorenzo è stato
adesso sono nell'articolo. Sempre parlando della Lombardia da cui io vengo, lungo il corso dell'Adda c'è tutta una serie di chiese che esibiscono trionfalmente delle costole di drago, del drago di San Giorgio. Cioè, tuttora uno può andare a vedere appese le costole. Ecco, la creazione. Poi, sebbene da Parma, dice poi perché c'era la creazione di questi santi fasulli. E i motivi erano naturalmente soldi, perché inventarsi un santo in casa voleva dire soldi. Poi c'erano per potere. E poi persone che speravano una specie di amnistia. Comunque, gli obiettivi della predicazione in quel contesto storico, che è quello del XIII secolo, erano l'etica e la dottrina. Cioè, il frate domenicano che girava a rischio della vita per il nord Italia, quello che voleva insegnare non era la vita di San Bartolomeo o di San Giorgio il Drago, ma voleva insegnare a comportarsi eticamente come cristiani e soprattutto dare le basi dottrinali che i cristiani non avevano più. Allora, sempre saltando dall'epoca contemporanea al Medioevo e viceversa, mi viene poi in mente i testimoni di Geova e la loro grande diffusione, perché se arriva un testimone di Geova con in mano la Bibbia e dimostra che i malvagi scompariranno alla fine del mondo e gli eletti eretizzeranno la terra, pochi cattolici possono tenere testa, perché loro conoscono la Bibbia, così come gli eretici conoscevano la Bibbia. Il cattolico talvolta no, anche perché la Bibbia era in latino. I frati predicatori, quindi, innanzitutto l'etica, ma come secondo obiettivo avevano la dottrina, cioè per dire, spiegare i fondamenti della fede cattolica, che non sono semplicissimi. Per cui, ad esempio, la vita di San Giorgio. A un certo punto, nel XII-XIII secolo, si diffonde la leggenda del drago. San Giorgio drago, prima no. C'era l'influsso della letteratura cortese, della letteratura che andava per la maggiore in Francia, ad esempio, dove c'erano i draghi e dove... Quindi quello che era un cavaliere o un soldato romano delle origini viene reinterpretato secondo la nuova cultura. Quindi viene, per così dire, aggiornato. Quindi San Giorgio diventa un cavaliere che combatte contro il drago e libera la principessa. Allora, se Jacopo, il nostro Jacopo, ha scritto la Leggenda Aurea dove racconta la storia di San Giorgio, la principessa, il drago, l'uccisione del drago, eccetera. Ma scrive anche dei sermoni modello, cioè dei sermoni per spiegare come la leggenda di San Giorgio andava utilizzato per predicare la gente. E se noi andiamo a vedere questi sermoni, che sono un altro best seller dello Jacopo, vediamo che non si parla tanto di San Giorgio, ma si parla invece, ad esempio, si spiega come e quali sono le varie fasi del peccato. In latino. Il peccato ha quattro fasi. Innanzitutto, quando uno comincia a, cioè viene tentato e quindi ed è riferito al simbolo del dragone, e il dragone uccide in quattro modi. Innanzitutto sibilando nell'orecchio della sua vittima, e quindi questo è l'immagine di quando uno viene tentato e concepisce l'idea di peccare. E poi il piacere, cioè uccide con il dente con un morso letale, e questo è il piacere che si prova, dice lo Jacopo, prima di peccare, perché dopo il peccato non ci sarà dolcezza, ma invece il piacere precede l'azione. E poi il diavolo, oltre con la lingua, il morso letale, poi ammorbando l'aria col fiato, e questo è proprio l'azione,
e poi in ultimo stritolando con la coda, e questo è il vizio che si radica. Ecco, questo, dividere, lo spiegare come si pecca e le quattro fasi del peccato era lo scopo del predicatore. Quindi non è tanto la storiella del drago, ma si tratta di rendere consapevoli di quando si pecca, e poi ci sono anche i rimedi, naturalmente. Poiché l'elefante è il mortale nemico del drago, utilizzando l'immagine dell'elefante ci sono, per così dire, i rimedi a queste tentazioni e al peccato dell'uomo. Comunque tutte e due le fonti utilizzate da Jacopo da Varazze sono opere leggendarie scritte a predicatori, e tutte e due nel prologo scrivono: noi abbiamo scritto queste cose per i predicatori, cioè abbiamo abbreviato queste cose per tutti coloro che non hanno a disposizione le vite dei santi, perché appunto erano dei grandi leggendari nei monasteri, e che però ex officio suo è uscire e predicare dei venti. Però per il loro compito devono saperli e devono predicare, e però non li hanno. Perché? E quindi questi autori domenicani hanno come obiettivo prendere questi grandi leggendari e ridurli in una forma maneggevole. Tutti e due. Quindi, parlando della leggenda aurea, si parla di un sistema di comunicazione. Parola complessa. Cioè, tenete presente, c'è un autore che scrive un testo scritto. Per questo testo scritto è destinato a persone che devono sapere il latino, innanzitutto devono saper leggere, devono sapere il latino, e poi queste persone che sono predicatori dovranno andare a parlare in volgare al loro pubblico finale. Quindi abbiamo diversi destinatari, cioè Jacopo scrive questa cosa come scrive i suoi sermoni, pensando sì al destinatario finale, cioè la gente delle piazze, ma pensando anche alle persone a cui si rivolgeva, cioè ai suoi confratelli dell'ordine domenicano, perlomeno nella prima redazione della sua opera. Quindi abbiamo lo Jacopo da Varazze, questo sistema di comunicazione, poi abbiamo il predicatore in mezzo, cioè il predicatore legge e poi parla agli ascoltatori. Quindi una specie di tramite. È il motivo per cui mancano molte cose nella leggenda, perché sono lasciate all'interpretazione del predicatore. È una specie di spartito, cioè lo Jacopo propone lo spartito, poi il predicatore guarda chi ha di fronte, perché il conto è predicare a Parigi o a Bologna in un contesto universitario, è un conto predicare appunto a Delegazzo Pompigliano, che è vicino a casa mia, cioè non... Quindi è una specie di spartito neutro che il predicatore poi interpreta. E poi è questo il motivo della grande fortuna dell'opera dello Jacopo rispetto a quello dei suoi predecessori. Perché la grande abilità dello Jacopo è dare uno spartito neutro che può essere interpretato in quasi tutte le occasioni. Non è né è troppo, cioè non ha mai coloriture troppo vivaci che possono dar fastidio all'uno o all'altro, invece è un ottimo spartito per essere interpretato. Anche la scelta degli exempla di cui parlavo prima, lo Jacopo alla fine di ogni capitolo dà una serie di racconti che possono essere scelti in funzione del destinatario. Per cui alla fine del capitolo di San Bartolomeo abbiamo dei racconti per la gente semplice, per cui la povera donna che offre dell'olio all'altare ma non riesce perché c'è una provenienza illecita. E va bene. Ma c'è anche una specie di gara di indovinelli che può essere capito solo in ambiente universitario.
cioè c'è un predicatore che viene irretito da una bellissima fanciulla nel suo pubblico. Allora si danno un appuntamento più o meno clandestino, lui manda via i servitori, la fanciulla va a trovarlo e mentre sul più bello sentono bussare alla porta. Tenendo la porta chiusa vanno là e la fanciulla dice mandalo via. E lui dice sentiamo almeno cosa vuoi, bravo pellegrino, dall'altra parte della porta dice sono pellegrino, fammi entrare. No, non puoi battere, e l'altro dice se entrò se risponderai a tre domande. La prima domanda è qual è il luogo più piccolo dove Dio ha fatto il più grande miracolo. Allora i due ci pensano, la fanciulla dice secondo me è la faccia, cioè il volto, perché con pochissimi elementi non ce ne sono mai due uguali al mondo. E invece il predicatore dice no, è il palmo di terra dove è stata conficcata la croce di Cristo, perché è un palmo di terra, ma l'intero mondo è stato salvato. Allora, dall'altra parte della porta, il pellegrino dice sì, mi è piaciuto come risposta il predicatore, ma anche tu, fanciulla, dimostri conoscere l'argomento. Seconda domanda, qual è la caratteristica dell'uomo? Il predicatore dice il peccato. L'uomo viene concepito nel peccato, vive nel peccato e la sua esistenza è dominata dal peccato. E la fanciulla dice no, secondo me è il riso, perché solo gli uomini ridono, gli animali non lo fanno. E ancora il pellegrino loda il maestro e il predicatore e accetta la risposta della fanciulla. Terza domanda, qual è la distanza tra il cielo e l'inferno? E il predicatore dice, ah, io questo non lo so. E la fanciulla dice, lo so invece io, perché sono stato precipitato dai cieli all'inizio dei tempi e comincia sfrigolando a dissolversi in una nuvola di zolfo. Poi naturalmente la porta si apre, San Bartolomeo e tutto finisce bene. Ecco, questo è comunque un esempio, non serve per interessare le persone, ma ha un destinatario molto diverso rispetto a dei miracoli semplici che riguardano un'offerta al santo particolare. E lo Jacopo invece dà appunto per ogni capitolo dà una grandissima scelta, dà, appunto di questi mini raccontini da utilizzare per interessare le persone e tenerle fino alla fine della predica, si dice così. Comunque, tornando al sistema di comunicazione, abbiamo il pubblico, il predicatore, il nostro Jacopo, e poi i sermoni modello, perché il predicatore domenicano teneva sul tavolo la leggenda aurea e poi aveva lo schema di sermoni modello. Cioè lo Jacopo ha scritto, cioè una specie di leggenda aurea, istruzioni per l'uso. Per fare un sermone utilizzando la leggenda aurea usate questo modello. E poi naturalmente lo Jacopo non ha riscritto da capo il suo leggendario condensato, ha utilizzato il lavoro dei suoi predecessori. Allora era molto comune negli autori dominicani, non veniva sentita alcuna distinzione tra un autore e l'altro, tra un'opera e l'altro. Non c'era alcun diritto di copyright. Ogni autore citava il suo confratello, magari metteva quidam dicit, ma non si citavano mai per nome, ma lavoravano come una grande opera collettiva. Per cui lo Jacopo, per fare la leggenda aurea, cosa fa? Prende un altro leggendario condensato, che quello dell'abbreviazio di Jean de Marie, prende, che era francese, con molti santi di area francese e con un carattere molto particolare, e poi un'altra opera che è il Liber Epilogorum Gesta Sant'Orum, cioè ancora un libro di santi, di Bartolomeo da Trento, italiano e con forti simpatie verso l'impero. Vabbè, con un altro carattere, prende queste due opere e fa un lavoro molto spesso di copia e incolla. Ovvero
copia letteralmente dei capitoli di Jean Lemay e li inserisce nell'agenda aurea. D'altra parte, se il lavoro ben fatto, perché rovinarlo? Quindi, nella leggenda aurea ci sono, qui non si vede, però là sopra c'è il Jean Lemay e qui sotto c'è Jacopo Dalla Razza. In pratica molti capitoli sono uguali parola per parola. L'unica differenza è che qui è la prima frase, cioè lo Jacopo, cioè il testo dice Decius imperator per sequens, eccetera, eccetera. Lo Jacopo invece ci aggiunge solo una frase. I sette dormienti sono nati nella città di Efeso. Punto. Tutto il resto è copiato e incollato. Questo ha fatto sì che nella leggenda aurea ci siano delle imperfezioni. Cioè, se uno si occupa di vita dei santi, si rende conto che ci sono delle stonature, degli errori, che sono dati proprio dal metodo di composizione leggendaria. Allora, né lo Jacopo, né Jean de Mailly, né gli altri grandi domenicani dell'epoca, Tommaso d'Aquino, Vincenzo di Bove, eccetera, lavoravano da soli. Avevano una vera e propria equipe, una specie di redazione che lavorava per loro. Cioè, lo Jacopo, poi Jean de Mailly e Vincenzo di Bove, e facevano il caporedattore, cioè erano gli autori e dicevano ai loro sottoposti: per favore vai di là, copiami il capitolo dei sette dormienti, oppure vai di là e riducimi la vita, per dire, di San Bartolomeo in modo che possa stare in cinque pagine. E il sottoposto andava, eseguiva e tornava con il lavoro fatto, e poi tutto veniva fatto confluire nella stessa opera. E appunto i domenicani, insomma, bisognava produrre libri, perché i domenicani combattono l'eresia con la cultura, con i libri, e questi libri dovevano essere prodotti abbastanza velocemente e nel miglior modo possibile. Tra l'altro, questo a livello di composizione. A livello invece di produzione propria, cioè produzione, diciamo noi, editoriale, loro utilizzano moltissimo il metodo della pecia. Cioè, prima, quando c'erano gli scrittori benedettini, il monaco copiava un libro alla volta. Quindi, per copiare la leggenda aurea, che è lunga 1298 pagine a mano, ci voleva un certo periodo, un certo tempo. Invece, intorno all'università, e i domenicani utilizzano questo metodo, si sviluppa il metodo della pecia, cioè non un libro dato uno solo che ritorna dopo due anni ce lo fa, ma il libro viene scomposto in tanti fascicoli e 20 persone si copiano uno lo stesso fascicolo e poi lo riportano, persone pagate, che poi lo riportano allo scriptorium e ricevono un altro fascicolo da ricopiare. Quindi la velocità di copia si moltiplica, diventa 10 volte di più, o meglio, di meno, 20 volte, a seconda dei copisti utilizzati. Ecco, per la leggenda aurea, che ha una grandissima tradizione, cioè moltissimi manoscritti della leggenda aurea sono peciati, cioè sono fatti a fascicoli, e Jacopo ha utilizzato per la composizione dei redattori, distribuendo i compiti. Quindi abbiamo un redattore che va, copia ad esempio un capitolo di Jean Lemay, lo copia letteralmente, lo ricopia in una specie di quaderno destinato a essere inserito nel esemplare originale. Allora, si parla dei manoscritti, l'autore produceva un manoscritto originale che poteva essere più o meno ordinato. Insomma, in questo caso noi supponiamo che fosse molto disordinato, perché ci lavoravano in molti. Stiamo parlando proprio dello scartapaccio originale, per cui uno appena andato, appena riportato la vita di Sant'Egidio, viene messo qui, l'altro torna con la vita di San Martino, viene messo qua e abbiamo questa pila di foglie.
Questa pila di fogli poi viene presa alla fine e viene portata appunto allo scrittorio dove viene copiato per le prime volte. E da lì in poi la copia dopo copia si diffonde. Però abbiamo uno scartafaccio iniziale. Se noi guardiamo, adesso parliamo degli errori della leggenda, parliamo male dello Jacopo. Allora, se guardiamo l'indice, questo è l'indice, vediamo che c'è questa successione di santi, Sant'Egidio, Savignano Sabini e Sabina, Lupo e Mamertino. La leggenda aurea segue l'anno liturgico, cioè si parte da Sant'Andrea, si parte dall'Avvento, poi da Sant'Andrea e si finisce più o meno con San Saturnino, poi c'è una specie di appendice. Ma se noi guardiamo le date di culto, vediamo che non corrispondono, perché Sant'Egidio è il 1° settembre, va bene, ma San Savignano non c'entra niente. San Mamertino il 20 aprile, come ci fa San Mamertino lì? Poi San Mamertino. Più sotto abbiamo Santi Cosme e Damiano il 27 settembre, subito dopo c'è San Furs, santo più o meno sconosciuto, di origine irlandese, il 16 gennaio, e San Michele il 29 settembre. San Fursa è poco conosciuto, ma la sua storia ha una grande importanza anche per la commedia di Dante Alighieri. La storia di San Fursa è perché quando muore la sua anima viene presa, portata in cielo e è oggetto di un combattimento tra angeli e demoni. Gli vengono rinfacciati i peccati, gli angeli lo difendono e così via. In pratica è come Dante Alighieri tira fuori questa storia per due persone, per i due Montefeltro. Il primo si era fatto frate francescano e aveva deciso. Frate Francescano era un grande capitano di ventura, un grande stratega, aveva deciso che non avrebbe mai più combattuto, mai più ucciso. Ma è arrivato il Papa e ha detto: ho bisogno di te per espugnare Palestrina. Lui ha detto: no, ho preso i voti, sono frate Francescano, non posso più. E lo faccio tavolo, dice: chi se ne porta solo il Papa, eccoti la garanzia che tu puoi benissimo, sei già assolto. Lui muore, dovrebbe essere portato in cielo quanto frate francescano, ma arriva lo diavolo e dice no. Al contrario, l'altro Montefeltro, la Divina Commedia, si incontra nel purgatorio. Lui è stato scomunicato e quindi dovrebbe andare all'inferno, arrivano i diavoli e dicono questo è nostro, ma poi arrivano gli angeli e dicono no. Lui si è pentito e scomunica o non scomunica, perché le scomuniche le fanno gli uomini, lui andrà in purgatorio e poi sarà salvo. Vabbè, Dante Alighieri voleva dire chiare lettere, il Papa può dire qualsiasi cosa, soprattutto se lo faccio ottavo, ma non ha alcun potere sull'aldilà degli uomini. Ecco, questa è la vita di San Fursa. San Fursa a parte è celebrato il 16 gennaio, ma nella leggenda aurea lo trovate tra giusto prima di San Michele, il 29 settembre. In più, sempre errori della leggenda aurea, la vita di San Matteo. A un certo punto si dice, nella vita di San Matteo, che San Matteo va in Etiopia, si costruisce, converte il re naturalmente, e poi a un certo punto sedette sul seggio episcopale per 33 anni e l'intero Egitto convertì alla fede. Il fatto è che lui non stava in Egitto, lui stava in Etiopia. Cosa c'entra l'Egitto lì? Il fatto è che il re dell'Etiopia si chiamava Egippo. E allora Egippo qui, Egippo lì, come si chiama il regno di Egippo? Egitto. Ecco, sempre errori di Jacopo da Brazza. Nell'anno 331 i saraceni
saccheggiando la Sicilia, devastarono anche le isole di Lipari, dove c'era San Bartolomeo. Nel 331 i Saraceni, lo Jacopo scriveva libri di storia, cioè ha fatto l'arcivescovo di Genova, non era l'ultimo, e questo è un errore. Sono errori che hanno una ragione. Questi errori sono stati prodotti proprio dal metodo di lavoro che veniva utilizzato. Sono errori relazionali. Per cui, allora, la leggenda aurea ha conosciuto diverse, noi diciamo, redazioni. Cioè è stato scritto una prima volta. Quindi, lo Jacopo ha portato il suo scartafaccio allo scrittore una prima volta, quando era un frate predicatore. E poi però a un certo punto, ed era una cosa comunissima, anzi sempre mi deve succedere così, ha deciso di continuare a lavorarci. Quindi cosa ha fatto? Ha preso un manoscritto che già esisteva della sua leggenda aurea e l'ha usato come nuovo esemplare di lavoro, per cui inserendoci pagine con i nuovi capitoli, correggendo dove era sbagliato. Quindi, insomma, utilizzando più o meno, facendo una cosa di questo genere, vediamo. Cioè, allora, all'inizio c'era Chateaubriand, poi lui l'ha preso e ha prodotto la prima redazione della leggenda aurea, che chiameremo la 1. Poi ha preso un manoscritto esistente, ci ha fatto le aggiunte e ha prodotto la nuova leggenda aurea. Ma non gli bastava, e ha preso un altro manoscritto già esistente, ci ha fatto delle aggiunte e abbiamo la leggenda aurea come la conosciamo noi adesso. Quindi ci sono state vari stadi, varie redazioni. E allora torniamo. Quindi avevamo una prima leggenda aurea, senza certi capitoli, perché per motivi suoi, nella sua prima edizione, chiamiamola così, lo Jacopo ha detto, va bene, Sant'Egidio serve, e poi passiamo subito alla Natività della Vergine. Poi, probabilmente perché ha pensato anche al mercato francese, chiamiamolo così, ha detto, vabbè, forse conviene inserire anche San Lupo, San Martino. E quindi non si è messo lui a copiarli, ha preso il redattore e ha detto, vai e copia da Jean de Mailly, che quello più bravo in queste cose, copiami per favore queste vite francesi. Il redattore è andato, ha copiato, ha fatto un quaderno con le nuove vite, probabilmente ha messo dei segni per dire questo capitolo va inserito lì, quest'altro capitolo va inserito là, ma o lui non l'ha fatto così evidentemente, o se ne è dimenticato, il quaderno è stato infilato così, quindi solo il primo salto è appunto giusto, gli altri sono fuori posto, perché è stato copiato tutto il quaderno uno dopo l'altro, anche se San Martino andava messo in aprile, probabilmente nei manoscritti si trova spesso, questo pezzo non lo devi copiare qui, ma lo devi copiare là, e là si trova. Qui devi andare a prendere il capitolo tali e tali, ad esempio quello di Santa Elisabetta, che è uno di quelli inseriti, e lo troverai alla fine del manoscritto. Perché succedeva questo, cioè punto di vendita, lo scrittore, lo finale. Arrivava la prima leggenda aurea senza capitoli, senza alcuni capitoli. Allora il proprietario diceva, io voglio la leggenda aurea aggiornata. E quindi si procurava i capitoli in più, con le pece aggiuntive, le metteva in fondo. E poi faceva mettere nel suo modello, quello che abbiamo copiato per vendere, al punto giusto, qui ci va Santa Elisabetta, per favore vai a prendere la pece tra gli etali e inseriscila. Noi conosciamo queste cose perché molti copisti erano tonti. È una fortuna per noi avere copisti tonti, perché avevano copisti tonti, cioè, scrivevano qui devi mettere la vita di Santa Elisabetta che sta in fine del libro, e non ce lo mettevano. Oppure cioè, qui deve mettere Santa Elisabetta che sta in fine del libro e poi ci mettevano la vita di Santa Elisabetta. I più bravi mettevano Santa Elisabetta e non trascrivevano. Però questo modo di fare, questi copisti stupidi, ci hanno fatto capire come si producevano i libri.
E così anche San Fursa, più le nostre cose. Nella prima leggenda aurea San Fursa non c'era. San Fursa, il capitolo dopo però, San Michele, parla delle varie funzioni degli angeli. Tra le varie funzioni degli angeli, che vi risparmio, c'è anche il fatto che alla nostra morte saranno gli angeli a portare in cielo le nostre anime. Il fatto è che San Fursa è proprio l'exemplum adatto per illustrare la funzione degli angeli alla nostra morte. E allora avevamo la prima leggenda aurea senza questo capitolo. Abbiamo lo Jacopo e dice al redattore, vai e copiami un estratto della vita di San Fursa che lo devo mettere qui. E qui è stato messo prima dalla vita di San Michele, probabilmente con la notazione va messo al punto 4, e quando è stato copiato non è stato, la notazione non è stata notata, oppure è stata fatta male, oppure lo Jacopo non l'ha controllato bene. E così, perché lo Jacopo scrive 331? Perché nella vita di San Bartolomeo? Perché la vita di San Bartolomeo è stata copiata da Jean de Mailly. E se noi guardiamo, allora, questa è un'edizione critica, vuol dire che l'editore si è guardato tutti i manoscritti e poi ha segnato in appendice, o cominciamo noi, in apparato, tutte le varianti. Il Jean de Mailly è stato anche letto e copiato in Italia, e il manoscritto N, che sta a Novara, e che è rappresentante della tradizione italiana, ha proprio un errore. Cioè il manoscritto che è stato utilizzato in Italia da Jacopo per realizzare la leggenda aurea conteneva questo errore. È un errore comunissimo, perché Anno Domini si scrive AD e 831 in numeri romani ha come prima lettera una D. Quindi da due D un errore comune, però quando il redattore ha ricopiato questo brano, ma non si è accorto che c'era un errore, e né se ne è accorto lo Jacopo e non l'ha corretto. Dato che lo Jacopo non se ne è accorto e non l'ha corretto, non l'ho corretto neanch'io. Quindi se prendete l'edizione della leggenda aurea ci trovate 331, cioè probabilmente Jacopo non avrebbe commesso questo errore, però la commesso. Cioè non lui, ma qualcuno l'ha fatto. E così, allo stesso modo, l'Egitto per l'Etiopia, nel martirio di Matteo, è contenuto nell'edizione di Jean de Mailly. Quindi c'è proprio una specie di contaminazione, cioè gli errori commessi da Jean de Mailly sono stati riportati da lo Jacopo. Poi naturalmente, detto così, sembra che lo Jacopo abbia solo copiato e incollato, ma Jacopo ha fatto molto di più, e questo molto di più è il motivo per cui abbiamo 1400 copie manoscritte al giorno d'oggi, dopo secoli di istruzioni della leggenda aurea, e ne abbiamo solo 30 di Jean de Mailly, e anche 30 di Bartolomeo da Trento. Quello che fa lo Jacopo, oltre a questo proporre dei testi neutri, è anche dare una struttura utile per la predicazione. Cioè i capitoli sono formati in modo utile per la predicazione, sono anche hanno una struttura facile da consultare. Per dire, poi ci aggiunge anche delle cose che i predicatori trovavano molto utili, ad esempio le cosiddette vite patrum, cioè dei santi di origine orientale, molto brevi, sono quasi degli aneddoti di qualche riga, fatti di botta e risposta, ma che venivano molto utili per la predicazione. Inoltre, allora, parlavo di carattere, Jean de Mailly ha un carattere molto scettico verso gli apocrifi. In molti passi lui dice questa è una cosa apocrifa e
non va assolutamente ricordata o citata. Ad esempio, ciò che è accaduto prima dell'Annunciazione. I Vangeli non dicono quello che è accaduto prima dell'Annunciazione. Dell'infanzia di Maria le fonti scritturali tacciono. Ma come per molte altre cose, questi buchi vengono riempiti dalla letteratura apocrifa. Apocrifa non vuol dire necessariamente rifiutati dalla Chiesa. Ci sono molte narrazioni apocrife che sono comunque accettate dalla Chiesa, vuol dire semplicemente non accettate nel canone ufficiale della Bibbia. Secondo questi libri apocrifi sono stati scritti magari a ridosso, cioè nei primi secoli del cristianesimo, e poi talvolta vengono riscritti, tenendo conto dell'evoluzione del dibattito teologico. Ad esempio, parlando sempre della Vergine e della nascita di Gesù, secondo il Vangelo apocrifo dell'infanzia del Salvatore, alla nascita di Gesù erano presenti due ostetriche. E una delle due, tra l'altro, mette in dubbio la virginità della Vergine e rimane paralizzata. Ecco, la presenza delle ostetriche era funzionale al concetto di virginità che c'era nei primi secoli dell'era cristiana. Cioè per la virginità era data dallo stato dello dopo il parto, scusate, sì. E quindi erano necessarie per verificare la virginità al parto due ostetriche. Dopo l'anno 1000, nell'undicesimo secolo, la funzione delle ostetriche nel presepio non c'era più, perché era cambiato il concetto di virginità, era cambiato il concetto di corpo, erano passati 1000 anni. E quindi le ostetriche scompaiono. Erano il Vangelo apocrifo, ma non, diciamo, mai non parla di ostetriche. Perché lui ha un rapporto molto severo con gli apocrifi. Invece Bartolomeo da Trento racconta delle ostetriche. Lo Jacopo prende a tutte e due, però per la prima volta lui cita per nome un confratello domenicano. Lui dice, secondo il confratello domenicano tal dei tali, c'erano le ostetriche. Quindi prendendo le distanze, però racconta questa cosa. Ecco, Jacopo prende un po' da tutte e due. Tra l'altro Bartolomeo da Trento è un fervente devoto della Madonna. E poi dice, per esempio, c'è il problema delle reliquie, c'erano centinaia di reliquie della croce o centinaia di finte reliquie. Tra l'altro lo Jacopo ha un atteggiamento razionale, dice, sì, lo so, ci sono molte ossa dei santi innocenti che sono stati martirizzati quando avevano 2 anni, che sono grandi così. Però in fondo ci sono alcune teorie che dicono che tempi addietro gli esseri umani erano molto più... Ecco, è un modo razionale per cercare. Jacopo cerca sempre di spiegare razionalmente anche quello che è difficile da spiegare razionalmente. Bartolomeo da Trento dice, cosa mi importa se le reliquie sono false? Parlando delle reliquie della croce, perché tutti si rendevano conto che con le reliquie della croce si poteva fare una foresta. Però Bartolomeo da Trento dice, non importa niente. Se io sapessi che per amore verso di me qualcuno onora un pezzo di legno, non posso che essere compiaciuto. Per cui la devozione che si porta alle reliquie vale comunque. Questa è la posizione di Bartolomeo da Trento. Bartolomeo da Trento racconta dei miracoli, dice, io sono stato beneficato di persona dalla Vergine. Jean de Mailly invece ha un atteggiamento molto scettico. E tra l'altro, tornando a San Bartolomeo, nella Leggenda Aurea potete leggere alla fine. Sì, San Bartolomeo, secondo alcuni, è stato scorticato. Secondo altri, è stato però crocifisso. Secondo altri ancora, è stato picchiato a morte. Secondo altri ancora, è stato decapitato. E allora,
Jacopo spiega quello che potrebbe essere spiegato. Dice prima, perché poi non è che sono teorie così, Sant'Ambrogio dice, San Teodoro dice, San Gerolamo dice, sono persone a cui non si può dar torto. Allora Jacopo dice probabilmente prima è stato appeso alla croce, poi prima che morisse è stato calato alla croce, è stato scorticato e poi c'è allora è stato decapitato. Così tutti hanno ragione e nessuno ha detto il peso. Però questa contraddizione era stata rilevata da Jean de Bailly. È proprio Jean de Bailly che si mette lì e dice ma San Filippo, qui si dice che San Filippo era questo, però dall'altra parte dice San Filippo era quell'altro. È lui che dice ma queste storie vanno prese con le pinze. Eccolo, Jacopo prende queste parti e diciamo le addolcisce un po', però le prende. Comunque lo Jacopo finisce per prendere sia dall'uno che dall'altro. La cosa produce anche degli effetti strani, poi è l'ultima cosa che dico, come il numero delle dita che sono conservati a Saint-Jean de Maurienne, che è subito dopo il confine con l'Italia, nel Val Moriana, subito dopo il Fleurus, dove c'è la Abbazia di San Giovanni, dove secondo la tradizione ci sarebbero un certo numero di dita di San Giovanni Battista. Allora, secondo Jean de Bailly ce n'è uno, e quest'uno è un pollice, perché c'era una matrona devota, che è molto devota, che ha pregato e ha ricevuto in dono il pollice di San Giovanni Battista. Secondo Bartolomeo di Trento ce n'è uno, ed è l'indice con cui aveva indicato, con cui Giovanni Battista aveva indicato il Salvatore, dicendo ecco, secondo Jacopo da Lavrazza ce ne sono due, perché prende il dito secondo la versione di Bartolomeo di Trento e prende l'altro dito secondo la versione di Jean de Bailly. Quindi facendo coincidere esattamente, cioè riunendo esattamente in un unico punto due tradizioni molto diverse. Beh, io mi fermerei qui. Non siamo purtroppo molto a nostro agio perché non fa molto caldo. Però lo siamo dal punto di vista dell'intrigo, sembrava un po' un giallo quello che ci veniva raccontato, ed era anche affascinante vedere l'umanità di questi passaggi. E infatti io mi domandavo in effetti perché proprio la leggenda aurea rispetto alle altre ha avuto questa diffusione, ma la spiegazione mi sembra che ci sia stata data come capacità di raccogliere e anche di moltiplicare, perché poi ci sarà stato qualche fonte che non abbiamo da altri e che invece abbiamo soltanto da Jacopo, e questo chiaramente rendeva l'opera più completa. E io invito sempre, come si fa solitamente, a chiedere se ci sono curiosità da soddisfare o dubbi da porre o altro. Una curiosità. Siamo proprio sicuri che non sia, che siano errori o magari dell'intenzione di Jacopo il riportare fedelmente quello che aveva scritto Jean de Bailly poteva essere una forma di rispetto. Quando noi citiamo un inciso non lo correggiamo mai. Quindi quel 331 dico bene, che avrebbe dovuto essere 831, quindi con 500 anni di differenza, poteva essere una forma di rispetto nei confronti. Io, è ovvio che ragiono con la mentalità di ora, no? Nel senso che tutti noi, quando facciamo un inciso citando una fonte, non ci permetteremo mai di correggere. Allora, la cosa sarebbe andata così e va così per quanto riguarda gli autori cosiddetti autorevoli. Infatti
fatto è che però i domenicani si consideravano artigiani dello stesso atelier, per cui uno dice guarda cosa hai fatto, e quindi tra loro per l'appunto non si facevano problemi nell'utilizzare, nel riutilizzare, nel correggere, nel modificare, tra l'altro, altro motivo della fortuna della leggenda Jean-Marie francese. Quindi utilizza molte parole tra virgolette volgari, cioè volgari cosa vuol dire? Termini francesi trasformati in latino, per cui non, perché lui non sapeva come dire altrimenti, del tipo pedaggio o omaggio. In italiano ce l'abbiamo, ma in latino non c'era. Quindi lo Jean-Marie utilizza certi termini duri al latino. Lo Jacopo corregge, cioè prende tutti questi termini francesizzati e li rende in latino. Invece il rispetto che lui ha è per gli autori, per dire le fonti primarie. Cioè, per lui Jean-Marie e Bartolomeo Trento erano collaboratori, predecessori, il vecchio maestro nello stesso. Invece il rispetto e non tocchiamo questo che l'ha detto X era destinato a dire, ai grandi autori della letteristica, cioè Conto Bernardo, Conto Sant'Ambrogio, e c'era un rispetto minore verso il. No, insomma, veniva considerato come loro stessi, non c'era una, come colleghi, ma tutti loro erano domenicani, per cui non c'è divisione tra opera e opera. Quindi ci sono anche dei manoscritti che sono metà leggenda aurea, metà Jean-Marie e metà Bartolomeo da Trento. Poi mi sono dimenticato di dire una cosa, ve lo dico, non parlo di morire subito. Allora, un'altra delle ragioni della grande fortuna della leggenda aurea è appunto la sua storia. Jacopo inizia a scrivere quando un frate predicatore, finisce di scriverla quando è l'arcivescovo di una delle città più grandi dell'Occidente medievale. Lui inizia a scriverla per i predicatori. Nel 1290 e un po', quando continua a scriverlo, lui ha in mente un altro tipo di pubblico che sta sviluppando in Italia, cioè quello dei lettori. Quindi la prima leggenda aurea è uno strumento per i predicatori e serve a quello. L'ultima leggenda aurea contiene anche delle storie che non sono più destinate ai predicatori, ma anche a un pubblico laico che era in grado di leggere, ed era in grado di leggere anche il latino, ed era in grado, e che però cosa cercava? Non cercava più la cosa utile per la predicazione, la cosa edificante. Cercava la cosa interessante. Per cui nella leggenda aurea, per dire, c'è anche la storia di Giuda Iscariota. Non è una storia edificante, è una cosa, tra l'altro, è una cosa incestuosa. Giuda sposa sua madre e uccide suo padre, dovrebbe ricordare qualcosa. C'è la vita di Ponzio Pilato, ci sono tante cose, c'è una specie di di cristianizzazione della vita di Buddha che corrisponde alla vita di Balaam e Giocafo. Cioè ci sono molte parti che anche il lettore dico contemporaneo, ma il lettore europeo di questi secoli ha apprezzato. Perché appunto l'ultimo Jacopo non era più semplicemente un predicatore delle piazze. L'ultimo Jacopo era un vescovo di una città e aveva in mente anche il lettore per così dire autonomo, che non ha bisogno del predicatore in mezzo, del sistema di comunicazione. Se c'è qualcuno che ha qualche altra domanda intrigante, grazie a Lorenzo che ha dato la stura ad un primo passaggio, mi farebbe piacere. Mentre voi ci pensate, perché prendiamocelo un po' di tempo, io avrei approfittato di un momento in cui, così siamo tutti ancora presenti, in cui l'assessore passa al nostro relatore qualcosa che avevamo fatto preparare proprio perché quest'anno coincideva anche con gli 800 anni
della conferma dell'ordine domenicano. Noi abbiamo l'ultimo convento domenicano della Liguria, della città di Varazze, e è stato dipinto a mano su questa piastrella che in ceramica appartiene alla tradizione ligure, e quindi abbiamo pensato che fosse un omaggio un po' originale perlomeno rispetto a quello che lei può avere. Infatti abbiamo lasciato la tinta in cotto, la tinta del cotto, anche se è stata lucidata. Se gentilmente la fa vedere, ci fa piacere. Perché finché lo avremo, speriamo di conservarlo, anche se ci sono soltanto 5 frati in questo momento. Ma comunque, se rimarrà l'ultimo, c'è un ricordo dell'ultimo convento domenicano della Liguria. Anche Santa Maria di Castello non c'è più presenza, e noi conserviamo questo, diciamo, questo cerino, e ci fa piacere che venga appunto diffuso e ricordato. Lo vogliamo perché figlio di San Jacopo, figlio di San Domenico, noi abbiamo tutta una devozione domenicana, perché comunque anche Santa Caterina era terziaria, e perché appunto c'è questo legame interno che dicevamo. Io rinnovo la richiesta, perché non voglio, come dire, che ci siano delle accelerazioni per cui, insomma, o parli ora o taci per sempre, prendetevelo il tempo. Però capisco che, insomma, non deve essere nemmeno... Se non c'è qualche curiosità che viene in mente a lei di raccontarci ancora? Ci avrei giurato, perché è talmente intrigante quando ci scopre qualcosa che non immaginavamo. Che adesso io potrei dirle, ci dica questo. Come è stato possibile fare le lezioni critiche? Perché lezioni critiche teoricamente... Allora, edizione critica vuol dire che l'editore, cioè io, doveva o avrebbe dovuto guardare tutti i manoscritti e confrontarli parola per parola. L'edizione critica si fa così di solito, cioè si prendono tutti quelli che si chiamano i testimoni, si dice questo testimone ha questa parola, l'altro chi ha ragione, e si sceglie attraverso certi marchingegni, si cerca la versione originale scritta dall'autore. Con lo Jacopo sembrava un'impresa possibile, però appunto io ho iniziato a studiare i manoscritti antichi, cioè i 70 manoscritti che ancora sono conservati e risalgono quando Jacopo era vivo, e con un colpo di fortuna, proprio nella biblioteca ambrosiana, ho trovato un manoscritto dove nell'ultima pagina il copista, cioè quello che aveva scritto mi chiamo Neri Sampante, sono pisano, vi prego, pregate per me. Dimenticavo, sono Neri Sampante, pisano, carceratus Ianue, vi prego, pregate per me. Allora, le carceri di Genova, più o meno in quegli anni, c'era un altro pisano lì, che è lo Stichello da Pisa, e in carcere, in quel momento stava scrivendo quello che noi chiamiamo il Migliore di Marco Polo. Perché i genovesi utilizzavano i prigionieri della Meloria, la taglia della Meloria, e poiché gli davano da mangiare, li facevano lavorare, e i manoscritti erano pregiati, costavano. Manodopera gratis, questi erano nobili, quindi sapevano scrivere, quindi venivano messi e tenevano in carcere, scrivi. Poiché era nobile, sono andato a ricerche d'archivio e ho scoperto che appunto Neri Sampante figurava proprio nell'elenco dei prigionieri della Meloria. E dunque stavo in carcere a Genova, e i prigionieri della Meloria comunque sono stati lì da un certo periodo a un altro periodo, esattamente quando lo Jacopo faceva l'arcivescovo. Altro manoscritto con prima un calendario liturgico, un calendario liturgico dell'ordine domenicano. È un calendario liturgico, e poi nell'anno liturgico c'è la festa della dedicazione della Chiesa. Lì era la festa della dedicazione della Chiesa dei Frati Predicatori di Bologna. E allora, guardando quali santi c'erano nel calendario liturgico, quali santi non c'erano,
allora ha potuto dire che questo calendario liturgico era del 1276. I domenicani, il calendario liturgico domenicano era molto rigido, non ci si potevano infilare i santi così perché c'era la devozione popolare. Perché un santo venisse inserito nel calendario liturgico ci volevano tre delibere, chiamiamo così, del Concilio Generale dell'Ordine. Quindi, guardando i verbali dei Concili Generali dell'Ordine, si può rendersi conto di quando un calendario liturgico è stato scritto. Per dire, se manca Santa Marta arriva piuttosto tardi, allora è prima del 1276. Guardando questa cosa sono riuscito a dire, ma anche questo viene da Bologna, 1272. E chi c'era a Bologna nella chiesa dei Domenicani? Lo Jacopo. Così sono riuscito a identificare due testimoni, li chiamiamo così, affidabili. Cioè due testimoni che venivano da dove stava Jacopo negli anni in cui c'era stava Jacopo. Poi tutto è possibile, non è che Jacopo faceva il giro delle carceri a dire buon uomo, come stai, per vedere se stava copiando bene. Però è improbabile che come modello da copiare nel carcere di Genova ci fosse un modello non voluto da Jacopo. E quindi, prendendo quello come punto di riferimento, ho classificato tutti i testimoni e ho detto i testimoni migliori sono questi, quelli che dicono la verità, quelli che hanno il testo originale sono questi. E su quelli mi sono messo lì, parola per parola, e ho verificato tutta la... ho verificato tutta la leggenda aurea e ho fatto questa azione. Però appunto si tratta di guardare i manoscritti. Grazie. Potevamo immaginare quanto lavoro ci fosse, ma così ce l'ho anche detto proprio in dettaglio. Io ho veramente apprezzato molto e ringrazio davvero il professore di essere venuto a Varazze per questa occasione e di averci dato uno spaccato del suo percorso di lavoro e della sua competenza. E ringrazio anche tanto voi che siete stati presenti, penso con piacere, sia pur coperti, perché vi capisco perfettamente, e che quindi abbiate potuto usufruire di un momento che non è facile a volte poter avere. E do una buona sera a tutti. Interessa far parte del centro studi, a noi fa solo che piacere e Federico in fondo è pronto a darvi le dispense che vi dicevamo. Grazie.